Il 27 giugno si è riunito al Palazzo Pirelli di Milano il Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia. Molti i temi affrontati: il patto di stabilità territoriale, il progetto di legge regionale sul piano cave, i finanziamenti alle politiche sociali e il dimensionamento scolastico. In particolare, la riunione è stata l'occasione per fare il punto sulle iniziative intraprese a favore dei comuni terremotati del Mantovano e per eleggere il nuovo vicepresidente dell'associazione. Il voto unanime dell'Assemblea ha infatti sostituito l'ex vicepresidente Giorgio Oldrini, che ha terminato il suo mandato amministrativo a Sesto San Giovanni, con Roberto Scanagatti, che insieme ad Attilio Fontana e Giulio Gallera comporrà l'ufficio di presidenza. Raggiunto dai nostri microfoni, il sindaco di Monza ha rilasciato una dichiarazione sulle questioni rilevanti nell'agenda dei comuni. Roberto Scanagatti, neosindaco di Monza e vicepresidente di ANCI Lombardia. Quali sono le emergenze sul tavolo dei comuni, visto la sua recente nomina? Beh, sono tantissime perché, come è noto, i comuni in questo momento stanno vivendo una condizione particolarmente difficile. Sono un po' tra l'incudine e il martello perché, da una parte, ci sono i bisogni che crescono sempre di più, anche in conseguenza della crisi economica, e dall'altra parte, uno Stato che sembra essere un po' sordo a quelle che sono le esigenze. E poi c'è tutto il tema del patto di stabilità, che credo che sia la questione principale. Io credo che non sia giusto che chi lavora non venga pagato, e questa è la sintesi, è il vero problema del patto di stabilità. E non è ancora più giusto se chi è nelle condizioni di pagare può farlo, in questo caso i comuni. Penso che su questo si debba fare davvero una battaglia per modificare la situazione. Il direttivo di ANCI Lombardia ha visto anche la partecipazione di Andrea Bassoli, sindaco di Pieve di Coriano, uno dei comuni colpiti dal terremoto dello scorso maggio, che ha relazionato sulla situazione in quei territori. Riportiamo l'intervista che ci ha rilasciato. Come sta andando la situazione? Quali sono le emergenze ancora in atto? Sì, diciamo che comunque la situazione è in via di miglioramento. Chiaro è che adesso cominciamo a preoccuparci, dopo aver affrontato la prima emergenza, di quelle che saranno le situazioni critiche che troveremo, che andremo ad affrontare quando Regione Lombardia, quando la Protezione Civile comunque si allontanerà dai nostri posti, e quindi noi andremo ad affrontare le situazioni più critiche. Oggi mi sento di poter dire che abbiamo alcune criticità fondamentali. Una riguarda fondamentalmente le nostre scuole. Le scuole, perché comunque settembre è fra qualche giorno e siamo in una situazione particolarmente negativa da questo punto di vista. Chiederemo poi all'interno del direttivo anche interventi da parte della regione di un certo tipo per poter garantire comunque ai nostri ragazzi un servizio indispensabile. Indispensabile per la loro cultura, ma soprattutto indispensabile per tornare ad una qualità della vita che sia quasi vicino alla normalità, perché ripeto, secondo me nulla dalle nostre parti sarà più come prima. Pochi giorni fa il governo ha approvato un decreto ad hoc per la vostra situazione, a cui si aggiunge il blocco dell'IMU che era stato precedentemente pensato. Quali sono le impressioni dei sindaci su questi provvedimenti? Beh, diciamo che comunque parto un po' più da lontano. Per certi aspetti posso dire che la prima fase l'ho valutata in maniera decisamente positiva, partendo dal presupposto che comunque non eravamo abituati e non mai avremmo potuto pensare di affrontare situazioni come il terremoto. E affrontata l'emergenza, adesso viene il bello, nel senso che comunque abbiamo provato, ci sono state le ordinanze, i decreti legge, i DM, ci sono state tutte queste cose, e la nostra paura è che comunque noi enti locali ci troveremo in grossa difficoltà, in grossa difficoltà. Il discorso dell'IMU, per esempio, abbiamo bisogno che qualcuno intervenga in questo senso, cioè devono metterci a disposizione delle risorse per poterci permettere di comunque continuare ad amministrare nella normalità, ma soprattutto di affrontare queste emergenze. È chiaro che le entrate correnti sono ridotte all'osso, per cui siamo in difficoltà a pagare gli stipendi dei dipendenti comunali. Siamo in una fase piuttosto difficile. Mi auguro davvero che comunque ci sia la possibilità di interloquire anche con quelli che sono soprattutto i livelli intermedi di governo, la regione e la provincia, per poter riuscire a trovare una soluzione a questo problema. La macchina della solidarietà in questi mesi si è un po' attivata, anche ANCI sta cercando di attivarsi, anche l'iniziativa di Adotta un Comune. Come sta andando da voi e cosa vi aspettate o cosa vorreste chiedere?
Da questo punto di vista credo che dobbiamo solo ringraziare i colleghi, amministratori, per esempio Pieve di Coriano, io ho ricevuto una lettera da un sindaco del Piemonte, Pomaretto, che ha deciso di raccogliere dei fondi per la nostra piccola comunità ed ha scelto Pieve di Coriano perché è il paese che più assomiglia a loro dei nostri 41 terremotati, nel senso che 1000 abitanti, un ospedale, l'adesione al patto dei sindaci, l'attenzione per le energie rinnovabili, quindi ci assomigliamo. Quindi da oggi fino ad ottobre raccoglieranno delle somme di denaro all'interno della loro comunità e poi prima di Natale hanno detto che ce le portano. Credo che siano segnali importanti questi qua. Questo è uno, ma ce ne sono stati tanti altri, per cui da questo punto di vista dobbiamo dire grazie comunque ai colleghi amministratori che oggi ci stanno dando una mano. Ecco.